quando pizzica l'amore prima o poi se ne fode. Quando pizzica il piede sul frutto crocchetto, quando pizzica la figa la sta aperta macchietta. Quando tieni la compagna ti lamenti catalagna, quando poi resti da solo poi ti sentano pensoso. Una bella surrettura sei sempre con una paura, ti sei figlia una ingraziata per una mezza suicidata.
misericordia. Mandate la misericordia. La mente è calma. Ah? Calma. Non si vuole calma. Sì, tutto bene, le cose stanno a posto. Ma non c'è qualcuno di voi, io sono di Emilio Calabria, qualcuno che ci può dare qualche informazione, qualche intervista per essere di questo evento, è una cosa bella. Ce la posso fare? Come posso fare? Senti, un'ultima cosa, quanto è alto questo palio? 28 metri. 28 metri, ma è sempre uguale, ogni anno si costruisce? No, è sempre la struttura la stessa. Diciamo che nel 1974 c'è stato il grande cambiamento. Che dal 1974 è questo qui, però chiaramente la paglia marcisce, c'è sempre una lavorazione continua della paglia. Grazie, grazie. Senti, fate vedere l'immagine. Della maglietta. Ok, grazie. Attenzione che riparte. Come nasce questa festa? Che cos'è? Questa è la festa in preparazione alla festa dell'Assunta, la tirata del carro, che ricorda che anticamente, più di 200 anni fa, i contadini portavano alla Madonna della Misericordia in ringraziamento il grano. Il grano indicava l'abbondanza. E nel corso del tempo i contadini si attrezzavano nel fare sempre di più dei covoni più belli, fin quando a un certo punto ci fu un architetto che veniva dal Nolano, che aveva l'esperienza dei gigli di Nola, e pensò di mettere tutti i covoni insieme e di creare un obelisco. E poi nel corso dei secoli abbiamo questa struttura qui. Senta, dove ci troviamo qua? Il paese? Questo è Fontana Rosa, provincia di Avellino. Provincia di Avellino, quindi ogni anno il 14 agosto alle ore 18 c'è la grande tirata dell'obelisco di paglia. E a che ora termina poi su per giù? Verso le 20:30. Va benissimo. Senta, ma questo è grano, che cos'è per te? Questa è la paglia del manto. Perfetto. Il manto del carro. Noi la ringraziamo, lui è uno dell'organizzazione. Sì, faccio parte dell'organizzazione. Grazie infinite, veramente. Grazie. E buona festa. Grazie. Grazie, grazie.
romantica amore, prima o poi se ne fode. Quando pizzica il piede sul frutto crocchetto, quando pizzica la figa, la sta aperta margherita. Felice, se ti devi preoccupare, prima o poi devo lasciare. Se la inghi ti regale, stai sempre con le cambiali. Se hai troppo amore, ti potrà spezzare il cuore. Ballate, ballate, questa è la pizzica! Ballate, ballate, questa è la pizzica! Iuhu! Quando torna la mattina senza unghia la mimina, quando torna a mezza via se ne scappa la Maria. Gira di qua, gira di là, questo è l'amore, bello quando vola. Gira di qua, gira di là, questo è l'amore, non si ferma mai. Pizzica, pizzica, pizzicata, pizzica, pizzica, pizzica. 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 Senti, da quanti anni lo fai questo? Allora, questa fune qua saranno 5 anni. Ma lo fai per grazia, dice, perché c'è qualche motivo per lo fai? Ma perché sono fondanarosano? Come ogni fondanarosano, questo giorno è del caso. Evviva, grazie. Ciao. That's just happened.
Signora. No! Buongiorno. Buongiorno, di dove siete voi? Di dove siete? Fontana. Della Rosa. Fontana, sono vostri questi buoni? No. 10 mesi, più o meno. Ma che razza sono? Che razza sono? Odoni. Ma ci può dire qualcosa? Ogni anno lei ha detto a portare lei? Sì. Perché lo fa? Perché per passione? Cosa per passione, per devozione, per fede, per tutto. Perché siamo di Fontana Rosa. Perfetto, facciamo una foto. Buonasera sindaco, ha fatto buona... Buonasera. Allora, noi siamo una televisione calabrese della Villa di Gioia Tauro. Ci vuole dire qualcosa, come nasce questa festa? Sì, questa tradizione pone le sue origini a circa 200 anni fa, quando i nostri antenati, i nostri avi offrivano dei covoni di grano posti su un carro per ringraziare la Madonna della Misericordia per il buon esito del raccolto del grano. Poi da carro rustico di un tempo, oggi è diventato questo capolavoro, questo... Senta, che legame c'è tra i carri di Nola e questo carro? I carri di Nola sono trasportati a spalla, invece questo carro è trasportato con i buoi e con un carro. C'è la differenza, perché mentre il nostro carro viene montato e smontato ogni anno perché è un intreccio di paglia
fatto dai nostri artigiani, ma anche da tanti cittadini volenterosi, e ci vuole molto tempo. Questo carro che noi vediamo è del 1972, ora noi ci siamo messi a lavorare e abbiamo quasi terminato il nuovo carro, però dopo 10 anni. Allora, telespettatore della Calabria, vi prego di venire, qua c'è un fiume di persone, c'è un'accoglienza unica, viva i campani, specialmente queste persone che ci troviamo qua, mi stanno veramente... uno spettacolo unico, a chilometro zero, da non perdere, almeno una volta nella vita bisogna vedere. Allora, di cosa c'è una ragazza del mio paese che mi ha chiesto se era possibile una maglietta di queste disabili, se gliela possiamo portare. Quando arriviamo in sede cerco di procurarla. Se me la portate, che devo andare, ce l'abbiamo giù nel comitato festa, la sede del comitato. Se non arriva in piazza, a centro della piazza. Ma dove viene, scusa? Noi arriviamo fino a un certo punto e poi siamo della piana di Gioia Tauro. Con piacere, una volta che si è fermato il carro possiamo fare la figlia di un nicoterese. La dinicotera? Sì, io suocero la dinicotera. Tu è il mio vice sindaco. Allora guardi, io devo... E ci tenevamo tutta questa organizzazione. Lo quambo di ca mi rezza mamma, lo quambo di ca.
Bene. Sì, 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 ho un tiratore di fune. Da quanti anni lo fai? Da, non dico da 60 anni, perché da 45. È una bella tradizione. Tirate!
Thank you.
strada qual è? Mi dici non c'è strada, ma si sta a vendere il studio della fuga. Non si, però che mi stai, le due fughe sono una di panna di San Loro, ma capito? Sono due le fine lì, uno San Loro, l'altro male sono. Ti posso chiedere una cocciolata? Vuoi lì in braccio a me? Silva.